Il villaggio Sorbizzi è immerso nella natura in una meravigliosa pineta, ma Alessia e Leonardo mi hanno consigliato di andare a visitare il Parco Gallo Rose. A un quarto d'ora da qui e a due passi da Cecina è un ritorno alla natura, con specie animali provenienti da tutti e cinque i continenti. Andiamo a vedere? Venite con me! Al parco faunistico ci aspettano oltre 150 specie animali, alcune delle quali molto rare e inconsuete da vedere negli zoo. Inoltre vi è anche una fattoria come quelle di una volta, con un piccolo centro abitato, con le botteghe degli antichi mestieri come il calzolaio, il falegname. Inoltre c'è anche una produzione di prodotti locali davvero ottimi e tutti da scoprire. Venite!